Cos'è che vuol dire perdere i denti? È un colpo basso. Li ho persi in un incidente. Da un giorno con l'altro mi sono trovato da avere tutti i denti a non avere più quasi nessun dente. Adesso mi emoziono. E perché non te li ha dati lo Stato? Non me li ha dati perché in Italia c'è... In Italia c'è la sanità che non funziona come dovrebbe. Fare i denti non vuol dire mettere degli impianti dentali, non vuol dire mettere dei denti. Fare i denti significa ridare la dignità a una persona. È quello il motivo per cui noi ci chiamiamo SOS. SOS Turismo Italia, perché noi aiutiamo le persone prima di tutto, gli restituiamo il tempo, anni di vita a non lavorare per una banca, ad accendersi il mutuo, a dargli il minimo per stare nella società. Sei come uno che gli manca una gamba, un braccio. Un mutilato. Un mutilato, bravo, hai detto la parola esatta, facendo il meccanico, questo è il mio lavoro. A contatto con la gente tutti i giorni. Mi vergognavo perché mi puzzava l'alito. La gente si allontanava e io me ne accorgevo. Mi partivano dei schizzi di saliva involontari. Era brutto. Era una situazione molto brutta. Evitavo, non parlando con la gente, mandando al posto mio delle altre persone. Perdi la dignità, perdi tante cose che non... Il mio è stato proprio un trauma. Io ho messo su 8 impianti sopra, nella arcata superiore, 8 impianti nella arcata inferiore e 14 denti sopra e 14 denti nell'arcata inferiore. 2 giorni che ho su le protesi provvisorie, ho provato a mangiare, non c'ho nessun dolore, sono... Li terrei anche come definitivi, però. No, li dobbiamo cambiare. Lo so, però per la comodità che ho adesso, io li terrei anche come definitivi, perché sono stati molto bravi in laboratorio a fare le 2 protesi che ho su adesso, fisse, provvisorie ma fisse. In Italia non è riconosciuto nessun, per i denti, nessuna... non fanno parte del corpo umano, ma non è riconosciuta dalla sanità. Quante tasse hai dato all'Italia? Centinaia di migliaia di euro, certo, sicuramente. Perché non ti dà gli impianti? Tu puoi mangiare, non è un bisogno, no, non è, quando è accessorio, è un accessorio per l'Italia, per lo Stato italiano, per la sanità italiana. È un accessorio, non riconoscono nulla sui denti. Quanti clienti avrei avuto nella tua vita? Migliaia. Se dovessi dare un parere così a questa realtà che abbiamo creato in Moldavia da imprenditore, con l'occhio dell'imprenditore, da chi insomma conosce i servizi. E tutto quello che ci ruota attorno che fa la differenza, perché è stato organizzato in maniera che tu vai via dalla Moldavia che sei come rinato e in più hai avuto dei servizi che pur pagando meno rispetto ad altre parti è stato un servizio superiore. Allora io sono stato a Zagabria, sono stato a Rijeka a Fiume per fare dei preventivi, fargli vedere la mia situazione con delle panoramiche alla mano, e quando sono arrivato in clinica e mi ha dato molto fastidio l'odore di medicinali, io arrivando in Moldavia all'SOS Turismo Dentale non ho percepito questa aggressione di medicinali in clinica, di odore, ma più che altro un cattivo odore proprio di farmaci, così, che mi davano molto fastidio. E in più
Mi hanno le assistenti mi hanno fatto visitare i laboratori, mi hanno fatto visitare tutto della clinica, non c'è, senza nulla di nascondere. Invece sia a Zagabria che in Romania che in Albania, io questo non l'ho avuto, questo riscontro non l'ho avuto da nessuna parte. Perché se hai un numero lì, ti danno il tuo numero e ti chiamano. Quante persone c'erano in sala d'attesa? Io ho trovato, senza esagerare, 100 persone. 100 persone. E puoi avere l'approccio individuale con 100 persone in sala d'attesa? No, assolutamente. Ti chiamano e arrivi lì, sei un numero, non sei una persona umana. È come portare un animale a un cervo. In Albania è stato? In Albania io ho trovato molto sporco. Non ci avevano... tante protezioni, non c'avevano macchine da sterilizzare gli strumenti. Sono indietro di un bel po' rispetto alla Moldavia e rispetto alla nostra cara Italia, se così possiamo chiamare. Io ho girato e in primo posto metterei la Moldavia e poi la Croazia, ma non... È più bella come città la Croazia rispetto alla Moldavia? Sì. Non sono andato in Croazia, come in Albania, come in Romania, come turista. Sono andato per risolvere il mio problema. Perché se io voglio andare a fare il turista, io prendo la moglie, prendo i figli e vengo in Sardegna. Vado in Sicilia, che sarebbe il mio paese d'origine. Sono venuto in un paese dell'est, perché dovevo risolvere il mio problema. Che era un problema grosso, un problema di salute. Lo stiamo facendo. Grazie. Grazie a te. Un saluto da SOS Turismo Dentale. Da oggi Giuseppe fa parte della nostra tribù, perché vi ricordo che questo non è un policlinico per gli italiani, i francesi, è il policlinico degli italiani, dei francesi. Siete voi che decidete come noi dobbiamo lavorare. Potere al consumatore dei servizi, che non importa se sono delocalizzati in Europa, ormai con internet è il consumatore che ha il potere, non le aziende. Noi ne stiamo dando ampia dimostrazione. Se facciamo male, potrai sempre fare la recensione negativa su di noi, lo sai? Certamente. Penso che non vi tirate la zappa sui vostri stessi piedi, perché siamo qua per restare. È controproducente tirarsi la zappa sui piedi. Grazie. Venite in Moldavia. Non vi fidate di lui. Risolvete il problema.